Continuiamo un cammino cominciato qualche settimana fa, che ha un obiettivo, un orizzonte che è quello delle prossime elezioni politiche del presumibilmente 2018. E se poi nel corso da qui ad allora ci sono dei test come quello delle prossime scadenze amministrative, nelle quali potremo misurare il grado di coesione che abbiamo raggiunto, sarà una buona occasione per capire se il lavoro che stiamo facendo, che vogliamo fare e che continueremo a fare nelle prossime settimane e mesi, sarà un lavoro utile, sarà un lavoro efficace, sarà un lavoro che trova riscontro nell'attenzione della gente comune, nell'attenzione sostanzialmente dell'elettorato. La legge elettorale però è differente fra politiche ed amministrative. C'è la possibilità quindi anche di valutare alleanze variabili o invece si punta a un soggetto politico unico? Io credo che il panorama che noi dobbiamo tenere presente è quello dello scenario politico nazionale, nel quale noi vediamo una destra che si caratterizza sempre più come destra, una sinistra che toglie pezzi al PD, e quindi un ampio spazio che è centrale sostanzialmente, che fa riferimento all'esperienza di governo, nella quale non ci può essere un unico soggetto che aggrega tutto, quindi il PD non può essere sufficiente ad organizzare tutto questo campo. E non va bene se c'è un proliferare poi di piccole sigle che accompagnano, diciamo, il governo in questa azione. Per questo è necessario, e d'altro canto lo determina in qualche modo la legge elettorale, è necessario che si trovi un'aggregazione, che si riesca a mettere insieme, che si possa essere coesi in maniera da essere insieme al PD protagonisti di una stagione di governo che deve durare a lungo e deve fare bene a questo paese. Perché questo avvenga, ripeto, è necessario che si cominci dal basso, visto che in alto non si riesce spesso a trovare la necessaria coesione. Noi riteniamo che Salerno possa essere in questo senso un laboratorio politico utile, come lo è stato peraltro già in precedenza, quindi mettersi insieme e fare qui quello che andrebbe fatto a nostro modo di vedere dappertutto può essere un'esperienza che poi potrà essere replicata anche in altre province a noi vicine e anche in tutto il resto del paese.